Senatore Dell'Utri, buongiorno e grazie per aver accettato questo incontro nel carcere di Rebibbia. E dove dovevo farlo? È stato condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ora ha altri processi nel quale è imputato, quello sulla trattativa Stato-mafia e quant'altro, ma non voglio entrare nelle vicende giudiziarie. Lei vedo che ha delle garze. Sì, perché ieri sera sono stato ricoverato all'ospedale Pertini, ieri sera, anzi io sono tornato stamattina dall'ospedale. Devo dire che sono tornato proprio per non mancare a questo appuntamento. Qui in un certo senso fanno del loro meglio per curarmi, ma stare in carcere, nello stress del carcere, per le patologie di carattere cardiovascolare che ho io, c'è una palese incompatibilità. Io voglio essere trattato da persona normale, non da politico che è in carcere per motivi, quello che è, non me ne Ah, frega cioè lei dice che c'è stato, come dire, niente. Sì, nella credo sì. decisione il fatto che lei sia il senatore Dell'Utri ha contato per l'opinione pubblica, lei Sì, pensa? per l'opinione pubblica, ma anche per i magistrati, è un pregiudizio, perché io non sono un detenuto comune, sono un detenuto che viene dalla politica. Lei si considera un detenuto politico? Un Assolutamente. prigioniero politico? Prigioniero è la parola più giusta. Io mi considero tale. Non mi lamento, sono qua, mi faccio la mia detenzione come tutti gli altri, ma io sono certamente un prigioniero politico.